Si è tenuto ieri sera l'incontro fra i cittadini di Scavata Case Rosse e gli esponenti dell'amministrazione comunale di Salerno per discutere dell'annosa questione dell'impianto a biomasse realizzato nel quartiere a pochi passi dalle abitazioni. Il confronto, che ha visto la partecipazione del sindaco Vincenzo Napoli, è oggetto della puntata di Fatti e Dintorni in onda questa sera alle 21.10 e domani alle 15.10. Questo impianto a biomasse che è stato impiantato e che è sotto osservazione. Mi risulta che anche la Procura della Repubblica ci sta guardando per vederci chiaro. Noi siamo intervenuti presso l'ARPAC e presso l'ASL per chiedere dei pareri sulla salubrità del luogo una volta impiantato le biomasse, questo impianto di biomasse. Li solleciteremo l'ARPAC per avere contezza dei rischi concreti, se ce ne sono, che riguardano il territorio, perché qualora ci fossero dei rischi e ci fossero delle relazioni formalmente costruite da parte degli enti preposti, io potrei valutare anche degli atti successivi che possono essere anche severissimi. Va da sé che, essendo ora la magistratura presente e attiva sull'argomento, si consiglia una prudenza diversa, perché c'è un organo indipendente che sta valutando l'argomento di cui abbiamo trattato questa sera con gli amici del quartiere. Ecco, l'impegno dell'amministrazione in questo senso, qualora non vi siano pareri negativi di parte di ARPAC ed ASL, perché si parlava anche del fatto che l'impianto comunque è vicino alle abitazioni. I miei poteri sono limitati e circoscritti ad aspetti strettamente tecnico-sanitari. Se non c'è un ente che mi dice che c'è una pericolosità concreta, io non posso fare niente. Allora la mia intenzione è quella di aiutare i cittadini, seguire i cittadini, esperire tutte le strade per avere certezza che l'impianto non è nocivo. Perché se l'impianto viene definito non nocivo, io non credo che posso intervenire.